Ah, sta pausa ci voleva proprio. Oh, giusto in tempo per vedere il mio telefilm preferito, Camelot. Tu l'hai mai visto? No. Guarda, è un film dei Cavalieri della Tavola Rotonda, non l'hai mai visto? È troppo bello sto film. No, non mi sembra tutto sto granché. Ma dai, ma come fa a non piacerti? E poi, ti sei mai chiesto perché si inginocchiano tutti davanti al re? Ma tu passi così da un argomento all'altro? Sempre così di fretta, ma calmati un po'. Che ne dici di guardarlo insieme su internet? Ah, sì, bella idea. Così possiamo scoprire perché tutti questi cavalieri si inginocchiano davanti a una persona che può essere, sì, ricca, però comune insieme agli altri. Beh, io tutte queste domande non me le faccio così spesso, però in effetti potremmo cercare. Ah. Allora, cosa dovevamo cercare? Ma ce l'hai sempre attaccato sto computer. Sai, non riesco a vivere senza. Comunque, cos'è che dovevamo cercare? Allora, dobbiamo andare a cercare la parola inginocchiarsi. Okay. Dai, fai veloce perché sennò stanotte non riesco a dormire. Sì, dai, un attimo, con calma. Inginocchiarsi. Questo! No, 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 questo! No, 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 aspetta, questo qua! No, questo! Con calma, con calma. Allora... Allora, dai, leggi, sono troppo curiosa. Inginocchiarsi in chiesa, inginocchiarsi davanti al re, questo qua, guardiamo. Allora, l'aspirante cavaliere si inginocchia in una cerimonia davanti al signore come segno di rispetto. Contenta ora? Sì, guarda, adesso posso dormire tranquilla. Quindi ora possiamo tornare al lavoro? Eh no, aspetta, un'altra domanda, ma tu non ti sei mai chiesto perché noi a messa ci inginocchiamo? Veramente no, però in effetti ora che mi ci fai pensare... Andiamo a cercare su internet. Ok, dai, andiamo a cercarlo. Quindi, nel momento della consacrazione, anche il nostro corpo è invitato a esprimere nella preghiera tutta l'adorazione, il rispetto e la riverenza per la grandezza dell'amore di Dio. Ah, adesso sì che è chiaro. Ma mica tanto. Inginocchiandoci portiamo rispetto verso un'altra persona e in questo caso nella messa portiamo rispetto per Gesù, non sei d'accordo? Sì, hai ragione. Anzi, sai che ti dico? Anche il nostro robot dovrebbe avere le ginocchia. Sì, facciamo le nostre robot ginocchia. Anzi, adesso che ci penso, so anche dove potremmo trovarle. Ho un amico che lavora alla NASA e magari lui ha qualche cosa di particolare per le nostre ginocchia. Hai un amico che lavora alla NASA? Non me ne hai mai parlato. Adesso ti spiego, andiamo.